Innanzitutto la cosa che interessa è la prestazione. Contro una squadra importante come il Carpi, che l'anno scorso ha fatto un campionato fino all'ultima giornata per salvarsi in Serie A. La cosa che mi aspetto è la prestazione soprattutto. Siamo usciti dal campo con il Frosinone arrabbiati per come è avvenuta la sconfitta, per gli errori arbitrali, gli errori nostri, la sfortuna che non ci ha accompagnato. Mi auguro che attraverso il lavoro che questi ragazzi stanno facendo continuamente possa ripagarli di una grande prestazione, di un grande risultato a Carpi. Sono contento che la condizione, soprattutto degli attaccanti, è cresciuta e sta crescendo, perché ho detto qualche tempo fa che volevo vedere questa squadra a pieno organico e in piena efficienza quando gli attaccanti sarebbero state al top della condizione, stanno arrivando. E questa è la nota positiva che in questo momento ci può accompagnare nella trasferta di Carpi. Mister, domani, cioè, domenica ovviamente si presenta una gara certamente non facile in casa di una squadra che 6 mesi fa giocava in Serie A, quindi insomma alquanto complicata, resa ancora più complicata se si vuole dalle assenze che lei diciamo, avrà. Purtroppo mancheranno 4 calciatori di cui anche il capitano, un'assenza probabilmente fondamentale sul piano della personalità complessiva del carattere, ma anche dal punto di vista tattico sul piano dell'interdizione. Ecco, le chiedo 2 cose specifiche: potremmo vedere una mediana a 4 e in terza linea potremmo vedere finalmente il ritorno di Piallone nel suo ruolo naturale. A detta del ragazzo è un terzino sinistro. Ma abbiamo fatto provato diverse soluzioni questa settimana. Io ricordo che la partita con lo Spezia eravamo in grande emergenza, come potremmo essere a Carpi. E nelle difficoltà questa squadra ha tirato sempre il meglio, e sono convinto che tirerà fuori il meglio anche a Carpi. Le assenze, sì, di Jimmy City, di D'Angelo, di Radunovic, ci stanno orientando su qualche scelta che stiamo provando durante la settimana e ci ha dato delle buone indicazioni. Mister, hai parlato della condizione degli attaccanti, al di là di questo ci vorrà però un aretino votato all'offensiva, non votato più sulla difensiva come è stato finora, soprattutto nelle gare in trasferta. Questo il cambio di atteggiamento che chiedi e che ti sei imposto per questa trasferta? Ma soprattutto per l'atteggiamento, non tanto dei sistemi di gioco o degli uomini da mandare in campo, perché anche con Lentella abbiamo giocato con 2 punte, in altre situazioni abbiamo giocato con 2 punte, è l'atteggiamento che deve sicuramente cambiare fuori casa, la prestazione deve cambiare fuori casa, la fortuna deve cambiare, soprattutto perché contro il Frosinone non ci ha accompagnato sicuramente, sia negli episodi, sia nelle decisioni arbitrali, in tante circostanze. Però io sono convinto che il lavoro poi alla fine paga, e siccome stanno lavorando bene questi ragazzi, sono convinto che arriveranno presto i risultati. Mister, buonasera, volevo Buonasera. chiederti innanzitutto se a questo punto del campionato la posizione classifica dell'Avellino, il punto della competenza, è in linea un po' con quello che è stato questo inizio di stagione o devo aspettare almeno che fosse questo titolo? Prima di tutto e poi un'altra domanda sul passato, che è stato un po' lungo in questo inizio di stagione, se magari vogliamo un po' di riposo per il. Ma per quanto riguarda la classifica, credo che per quello visto in campo qualche punto in più lo meritassimo noi. I programmi all'inizio della stagione erano di una ristrutturazione dell'organico con tanti volti nuovi, un ringiovanimento e la salvezza alla fine del campionato. Sicuramente con qualche punto in più eravamo più sereni e tranquilli in questo momento, però sono convinto che nel calcio, nella vita, quello che ti viene tolto poi ti viene ritornato e tornerà presto. Quanto riguarda Castaldo, non ho fatto una buona gara sabato, però le qualità di Gigi le conosciamo e sicuramente tornerà il giocatore importante che è sempre stato per l'Avellino. Buonasera. Ciao, buonasera. Se migliori è pronto per giocare Secondo me sì. Diallo abbiamo fatto prima, una soluzione
È una soluzione che abbiamo provato anche in settimana. Sì, abbiamo provato Greco, Asma e Diallo, però è una soluzione che potremmo adottare. Spero presto. Si è parlato poco di Toscano. Strano però. No, vittima. No. Non mai fatta né lo farò. Si è parlato anche poco dell'Arino, c'è stata una sorta di tregua vista da Franco Iannuzzi a nome personale, sottolineiamo, perché la Luca da rabbia. Insomma, per cercare di stendere un po' gli anni, questo può contribuire per il fatto di aver lavorato con tutte le luce prima di calma apparente. No, ma io credo che ci debba essere, credo che l'Avellino sia di tutti. Il clima, cioè le critiche, se costruttive, fanno bene, ma un clima di tensione, di ostile, credo non faccia bene a nessuno, né allo stato d'animo del tifoso, né allo stato d'animo di una squadra, di una società. Se tutti siamo uniti verso un unico obiettivo, che non vuol dire non criticare, perché come abbiamo preso gli applausi dopo tante partite che abbiamo vinto, abbiamo preso anche i fischi delle partite che abbiamo perso fuori casa, come è giusto che sia, ma il sostegno credo che ci debba essere sempre, perché poi l'Avellino è vostro, gli allenatori possono cambiare, i calciatori possono cambiare, poi alla fine dell'anno si tirano le somme, indipendentemente da tutto, ma credo che il sostegno e l'unità di intenti sia la cosa principale in questo momento. Mister, tornando anche in qualche modo integrando la mia prima domanda sulla fascia mediana, visto che prima si introduceva anche il discorso dei singoli in relazione a Castaldo, alle condizioni appunto dei singoli, perlomeno a mio sommesso avviso c'è l'ASIC che non sta dando tutto quello di cui ci si aspettava, soprattutto in trasferta, insomma, rende pochissimo. Ecco, se lei ha pensato a una sostituzione dello slovacco e se magari potrebbe essere surrogato addirittura da un greco interno sinistro. Ma non mi piace parlare dei singoli, perché quando fuori casa le prestazioni sono venute non per l'ASIC o per Omeonga, ma credo che sia stato sottotono tutta la squadra. Quindi andare a sottolineare una prestazione negativa, che poi c'è stata sicuramente, di un singolo calciatore, a me non piace mai. Quando si fa bene tutti insieme, quando non si fa bene, non si fa bene tutti insieme. L'ASIC oggi non si è allenato perché ci ha avuto un po' di influenza. Non ha fatto una buona gara neanche lui sabato. Abbiamo provato delle soluzioni. Omeonga sta bene ed è rimasto l'unico centrocampista, se dovessimo optare per un centrocampo a due, che può ricoprire quel ruolo. Mister, hai parlato di critiche costruttive, di queste quale che hai accettato con più serenità, al di là degli aspetti personali, ti parlo soprattutto da un punto di vista tattico, la stragrande maggioranza della piazza dice qui manca un'identità di gioco, si è cambiato troppe volte il modulo, alla 14ª giornata mancano delle garanzie dal punto di vista... Allora, voglio chiarire anche questo aspetto, perché del cambio di modulo, in tutte le categorie, in tutto il mondo, in Europa, chi non trova una continuità di risultati cerca di trovare la strada giusta, che poi che sia di uomini o che sia di moduli, devi trovare, se no vai a sbattere contro il muro, fai sempre lo stesso modulo, perdi, vai a sbattere sempre lo stesso modulo contro il muro. Ma vedo il Vicenza, vedo il Cesena, vedo la Salernitana, che hanno cambiato spesso, ma non vuol dire che uno è in confusione, cerca di trovare la strada giusta in base alla condizione della squadra, degli attaccanti soprattutto, perché in questo momento quello che ci ha penalizzato è la condizione degli attaccanti per gli infortuni o per altri motivi. E questo è il motivo. La critica che ho accettato di più è quando sono venuti i tifosi a dire che forse si deve capire o deve capire questa squadra cosa è Avellino, cosa bisogna mettere in campo. Soprattutto l'hanno detto ai giovani, ha detto ai più anziani, di trasmetterlo a chi non l'ha capito ancora. Quella è stata la critica più costruttiva che ho sentito. Anche perché abbiamo un rapporto molto franco con te, cioè mi sembra che sia anche da parte nostra.
gestisce le proprie emozioni in modo diverso, cioè c'è chi anche ormai soffre e sorride per mascherare la propria... No, io dico una cosa, che quando si fa una prestazione dove non si vede questa caratteristica, non si vede solo dai giovani o dagli stranieri, credo che si vede dai vecchi, da tutti, da me, da tutti. E quindi andare a additare il giovane o lo straniero mi sembra riduttivo. Quando c'è una prestazione al di sotto delle aspettative o non è messo in campo quella qualità, quelle caratteristiche che avresti voluto, credo che c'è da analizzare tutto, non solo il giovane o lo straniero. E oggi tutti dobbiamo dare qualcosa in più, è finito il tempo delle chiacchiere. Parliamoci chiaro, la luna di miele è finita, 12 partite, 13 partite sono già tante, le chiacchiere stanno a zero, cioè dobbiamo dare di più, è meglio non parlare piuttosto che fare i fatti in questo momento, servono di più. Spesso no, il giusto secondo me. Due mercati? Perché due mercati? Non ho capito. Non ho capito perché due mercati. Nel mercato, nel senso dei mercati, l'iniziale è tornato sul 3-4-3 e poi via del cambio del modo la ridimensione delle strategie. 3-4-3. Quando poi ti accorgi che a parte che Bidawi ha avuto un infortunio e quindi era il giocatore più importante che avevamo sugli esterni, lui e Verde, insieme a Belloni. Ha avuto un problema serio al ginocchio, l'ha tenuto fermo per un mese e mezzo, era all'inizio del campionato. Verde non stava dando le garanzie giuste. Castaldo e Mokoulou non erano dei calciatori che potevano giocare da soli davanti. Allora si è optato a giocare con due punte, giocando 3-5-2. Non è che si è cambiato mercato, Cioè poi acquisto non è che abbiamo fatto Jim Sì perché abbiamo dato via Biraschi, si era preso Molina per il quinto centrocampo, ma questo secondo mercato non credo che si sia fatto un secondo mercato. E Ardemagni perché ci serviva un'altra punta. E sul modulo? Ma sul modulo, avendo questa tipologia di attaccanti, sicuramente devi cercare di provare qualcosa con due punte davanti. A patto che stanno crescendo e sono cresciuti, non prima. Oggi puoi guardare a questo sistema di gioco, non prima quando avevano tre giorni di allenamento sulle gambe, una settimana sulle gambe. Oggi puoi parlare o puoi cercare di parlare di due punte perché la loro condizione sta crescendo e crescerà ancora. Abbiamo avuto il turno infrasettimanale, non hanno avuto la possibilità neanche di allenarsi con continuità. Oggi puoi parlare di un reparto avanzato con due punte e cercare di trovare le soluzioni giuste. Visto che ogni settimana, giornata in giornata, soprattutto nell'ultimo periodo, si dice sempre l'ultimissima spiaggia del mister Toscano, ti chiedo, questo può condizionare alla lunga e anche soprattutto nell'immediato le tue scelte e anche l'atteggiamento della squadra? Perché la squadra nel momento in cui ha fatto fronte comune per diciamo evitare un eventuale esonero, il fatto di sentirsi sotto pressione ogni giornata può far cambiare un po' l'atteggiamento? Ma l'ha cambiato? Quando era sotto pressione? I risultati dicono di no, le prestazioni, per quanto quello possiamo testimoniare da quella col Frosinone, dobbiamo vedere quella di domani. Ma con lo Spezia era pure, con la Provercella era pure. Ma non era un'ultimissima spiaggia. Ma già da dopo Bassano del Coppa Italia c'erano delle spiagge che andavano via. Una squadra matura deve isolarsi da queste cose. L'allenatore non può stare a sentire la pressione perché è il nostro mestiere. Sei sempre in discussione, ma da quando inizia il ritiro sei sempre in discussione. Ogni settimana, ogni giorno ti metti in discussione. Quindi una squadra matura, credo che questa squadra debba raggiungere al più presto la maturità giusta. Deve estraniarsi da queste situazioni, non deve giocare per l'allenatore, ma deve giocare perché deve portare a casa i tre punti, non per l'allenatore. La stima e il rispetto che c'è tra noi prescinde dal risultato. Assolutamente, però ti chiedo, non sei deluso che questa squadra finora sia mancata quella ferocia tipica delle squadre di Toscano e tipica soprattutto anche degli allenamenti che ho in settimana? Ma non deluso no. Abbiamo messo parte della torta di questa settimana.
No, deluso no, io sono amareggiato soprattutto per loro, che in qualche situazione come Cittadella, anche domenica con il Frosinone, avessimo avuto 2 o 3 punti in più oggi. Secondo me eravamo in linea, che potevamo migliorare sicuramente le prestazioni fuori casa, perché dobbiamo invertire assolutamente, però eravamo a 16 punti in classifica, credo che a metà classifica questa situazione di tensione o di grande criticità non c'era. Quella è la mia amarezza. Quanto manca per l'idea del mezzo scambio? Cioè, perché per me questa non è la linea del mezzo scambio, per me è. Bisogna anche contestualizzare certe volte le situazioni. Non è tanto l'Avellino toscano, è l'Avellino che manca a volte, spesso in trasferta, in certe caratteristiche. Deve essere l'Avellino, non di Toscano, l'Avellino.